18 agosto 1966. Mao Zedong assiste in piazza Tiananmen alla sfilata di 3 milioni di guardie rosse. È una delle tappe fondamentali della realizzazione della cosiddetta rivoluzione culturale, annunciata nel giugno precedente. È alle guardie rosse che Mao chiede di distruggere i 4 vecchi fondamenti della società cinese: i costumi, le abitudini, la cultura e il pensiero. Le università vengono chiuse e la rivoluzione culturale si trasforma in una profonda ed estesa epurazione degli oppositori di Mao. Chiunque sia sospettato di opporsi al regime viene ucciso o torturato. Vengono arrestati e deportati milioni di persone e decine di migliaia muoiono in carcere. Mao agisce anche all'interno del suo stesso partito, rimuovendo la vecchia gerarchia per prenderne il controllo assoluto. La rivoluzione culturale finisce solo con la morte di Mao, nel 1976.